Salve a tutti, stiamo per vedere una partita Blitz, una partita giocata al terzo campionato del mondo a squadre studentesco a Uppsala in Svezia nel 1956, un campionato che ha visto brillare Michael Tal. Questa però a differenza di quello che molti dicono sembra non essere una partita del torneo, ma piuttosto. Un'amichevole giocata tra un turno e l'altro, sempre Blitz, comunque. E sembra che sia stata trascritta da Owe e quindi portata poi pubblicata su varie riviste. La vittima a sacrificare di turno è Janusz Zuzza, uno di quei giocatori che, quando lo trovi davanti, forse ti preoccupa di più scrivere il suo nome sul della notazione che eh, altro ma in questo caso non era certo uno scherzo perché è stato campione studentesco polacco e sicuramente trovandosi a questo torneo era un giocatore più che rispettabile ma vediamo cos'è successo in questa partita Zugsta gioca con il bianco e Tal con il nero d 4 cavallo f6 quindi difesa indiana da parte di tal C4 va a controllare la casa D5 G6, quindi si prepara per una struttura pseudo est indiana con questa alfere che potrà andare in fianchetta e dar fastidio al centro. Cavallo C3, mossa normale, aumentare la pressione sul centro. Alfere G7 ed E4, ok. Dopo che è stato sviluppato il cavallo, questo però non può essere spinto senza paura di essere attaccato e catturato. Ok, il bianco quindi in questa apertura al solito riesce a guadagnare un buon centro che però il nero si appresta a contrastare spingendo in d6, quindi favorendo eventuali avanzate sui fianchi degli altri pedoni. Ok, eh, a questo punto Zugsta gioca f3, una mossa non tra le più giocate eh, che però permette un principio di attacco sulla lata di re, difatti questi pedoni ora sostenuti da F3 potranno avanzare. Il pedone H e il pedone G si blocca l'avanzata del cavallo in G4 e inoltre tipicamente si potrà creare una batteria di donne alfiere su queste case in modo da eventualmente sfianchettare l'alfiere avversario. Il contro di questa apertura però è che il cavallo in G1 non ha a disposizione la normale casa di sviluppo. In F3, mm, tra le altre cose, questa manovra favorisce anche la difesa del pedone centrale in F4 per il momento, quindi eventualmente il bianco potrebbe anche pensare di togliere il cavallo dalla difesa dello stesso, ad ogni modo. Altre varianti giocabili, quella più comune è cavallo F3 che quindi porta fuori il cavallo. Chiaramente, questo rallenta l'attacco pedonale sull'ala di re. però il eh, nero poi prosegue tranquillamente in questo modo e arriva la spinta a contrastare il centro del bianco. Alternativamente, per giocare ancora più aggressivo, direttamente la spinta f4 che si prepara ulteriormente a cercare la spinta in e5 per sfondare al centro. Ad ogni modo, dopo f3, uno dei problemi che ha il bianco probabilmente avrà più difficoltà a roccare corto perché questi pedoni eh, saranno più fondamentalmente passibili di essere catturati o comunque sfondati più facilmente però le altre opzioni prevederanno ad esempio la rocco lungo comunque vediamo un po' cosa è successo eh, nella rocca quindi mette il re al sicuro a questo punto sembra proprio che si possa andare avanti con l'avanzata dei pedoni però prima viene creata la batteria quindi alfere 3 sicuramente una mossa nelle corde del bianco in questa posizione per provare poi a sfianchettare e nero gioca e 5 mantenendosi sul classico Ok, qui mm, ci sono due opzioni perché a questo punto ehm, qua c'è del contrasto al centro, ne potrebbe provare a aprire i giochi, magari portare fuori poi il cavallo per attaccare eventualmente un pezzo che arrivasse in D4. Quindi un'idea è quella di giocare D5 che blocca questa casa per lo sviluppo, però allo stesso tempo ehm, in qualche modo cristallizza la, la struttura pedonale del bianco che a questo punto non la può più sfruttare appieno. Unico contro gioco che può avere il bianco a questo punto è spingere in C5 per cercare di sfondare la scatena del nero, ma il nero non ha problemi a bloccare iniziative del genere. Ad esempio qua può subito contrattaccare con C6 cercando nuovamente il contrasto tra i pedoni. E vabbè, in ogni caso... Il bianco comunque ha un buon vantaggio di spazio. In questa variante, viene viceversa giocata a cavallo G2. Si porta fuori il cavallo, va a difendere questo pedone. Quindi, in caso di cattura, il bianco ha sufficiente materiale per riprendere a proprio piacere. In una gioca C6, al solito <coughs> prova a espandersi. Questo crea una via anche per la donna verso la casa A5, qualora ci fosse bisogno di dar fastidio al re avversario. e la donna B3 buono sviluppo della donna questo abbandona un attimo il centro per andare sia a attaccare b7 questo tiene bloccato l'alfiere che a raggi x eventualmente il re una volta che questo pedone viene spinto quindi possibilità nuove tattiche per il bianco a questo punto a questo abbandono del centro della donna ta risponde con e per d fa fuori questo pedone ora non sembra una scelta proprio ottimale perché il bianco si crea in questo modo una colonna semiaperta può attaccare questo pedone che difficilmente potrà essere spinto. Quindi sembra strategicamente che eh, la mossa non sia proprio ottimale. In realtà dopo cavallo per D4 ne risolve subito la situazione e spinge D5, mossa che a prima vista non sembra buona perché il bianco ha troppi attaccanti sulla casa, quindi è semplicemente un sacrificio di pedone, ma vediamo a che scopo perché dopo C per D C per D e per D si è aperta la colonna E e in fondo alla colonna E c'è proprio il re bianco quindi attenzione perché c'è possibilità di giocare Torre 8 e chiudere l'alfiere o comunque creare preoccupazioni al monarca avversario. Ok, quindi mossa al nero, cosa giocare? Sicuramente Torre 8 è una mossa possibile, però prima Tal vuole cominciare a dare spettacolo sin da subito e gioca. Se volete provare a indovinare, fermate il video. Gioca la mossa a cavallo c6 un sacrificio subito, in immediato. Ancora, quale idea? Se il cavallo viene preso, si apre pure la colonna. D, e ben presto, diciamo, i cannoni da sfondamento del nero mireranno verso le vicinanze del re avversario. Infatti, qui il cavallo viene proprio preso, e tra l'altro, con vantaggio apparente del bianco perché può minacciare anche pedone Per B7, quindi la mossa sembra abbastanza buona ed effettivamente il bianco qui a gioco, correttissimo, si trova in vantaggio. D'altra parte, ha un pezzo in più, quindi comunque, torre 8 si va ad attaccare questo alfiere. Ora, qui ci sono varie possibilità, eh, per esempio. Il re potrebbe arroccare lungo, togliersi di mezzo, rilasciare subito l'alfiere con l'idea poi di poter sfruttare questo attacco. E questa sicuramente è buona come idea, anche se il nero in questo modo guadagna un attacco notevole. Segueci per b7, e ora chiaramente a questo doppio il nero può eh, seguire con torre b8. Anche se qui poi il bianco forse riesce a semplificare e rimanere in vantaggio materiale via comunque si trova il nero con un, questa torre abbastanza pericolosa e un attacco che monta. Altre idee per il bianco ignorare completamente questo scacco di cattura d'alfiere e giocare su B C per B7. Anche qui segue torre per alfiere e scacco, sembra una mossa guadagnata. Qui eh, la risposta migliore è addirittura cavallo C e 2. Non è una mossa facile da vedere perché lascia in presa tutto il cucuzzaro del bianco, ad esempio questo cavallo è in presa perché il cavallo 2 è inchiodato sul re. Inoltre si lascia la donna sotto. Il problema che però ha il nero qui è che c'è questa minaccia di pedone che cattura la torre. Quindi non può perdere tempo a catturare niente di tutto ciò. E probabilmente il miglior risposto è torre B8 a cui segue però pedone per alfiere. Si continua a minacciare la torre, non c'è tempo di fare grossi cambi. Perché per esempio se torre per B3 segue donna per D8 con scacco e comunque il materiale resta in vantaggio per il bianco variante però non facile da vedere la posizione blitz probabilmente quella più logica qui è togliere il cavallo dalla presa e porlo da d in e2 in realtà qui ne riesce in qualche modo a risolvere con torre b8 dopodiché anche se B per C, c'è donna per C8, ora la donna è sotto, il bianco deve perdere un po' di tempi e in questo caso comunque l'attacco del nero può giustificare in qualche modo il materiale sceduto comunque Zuzta non gioca niente di tutto ciò um, un'altra opzione potrebbe essere la Rocco Lunga, abbiamo detto in realtà lui gioca Re F2 che sembra avere il doppio scopo sia di togliere il re di mezzo che di difendere l'alfiere. E qui, effettivamente, a prima vista il Re sembra in qualche modo coperto. La realtà, dei fatti, però, è che questa copertura cade molto ma molto in fretta. E tal, gioca subito un altro attacco sorprendente. Torre per E3, <coughs> anche qui, l'idea che il bianco possa prendere di re non è troppo ottimale in vista di un altro sacrificio cavallo g4 questo esporrebbe ulteriormente il re agli attacchi ad esempio un caso di ehm, re2 potrebbe seguire donna per d4 con possibilità di ingresso ulteriore della donna in queste case anche se qualora <coughs> il bianco catturasse il cavallo allora entrerebbe anche in gioco l'alfere campo chiaro e qui non si racconta fondamentalmente e cosa simile succederebbe nel caso che qui dopo cavallo G4 si catturasse subito il cavallo perché prima c'è questo scacco di donna sostenuto dall'alfiere dopodiché alfiere H6 e a questo punto con queste minacce d'attacco e l'entrata dell'alfiere in G4 il bianco non sa più che pesci prendere Quindi dopo questa torre per E3, il bianco prova a difendersi con torre di 1 cosa che difende questo cavallo e lascia la cattura della torre a tempi più opportuni. Però tale ha vista ancora più lungo. Cavallo G4, altro sacrificio, va a difendere momentaneamente la torre. Questo sembra un cavallo perso. E d'altra parte il re che può fare, perché se non cattura questo cavallo e si sposta, ad esempio re G1, si va a infilare in un brutto angolo. Qui segue ad esempio torre di 3 ottima, interferisce con la difesa della torre sul cavallo e se la torre prende c'è comunque donna per D4 perché a nero basta dare uno scacco su questa diagonale per dare matto, ok? La torre può prendere al fiere matto. Diciamo la mossa di torre in D3 serve solo a liberare la diagonale che dà sul re avversario. Viceversa anche g 3 è possibilmente quasi peggio perché c'è comunque Alfiere e 5 scacchi. h 3 è matto con cavallo. Ok, quindi qui questo cavallo va proprio preso a tutti i costi. Con buona pace degli animalisti. E ora lo show continua perché Alfiere per D4 va a crearsi questa scoperta Non appena la torre si muove, qui effettivamente il nero minaccia di giocare eh, torre per cavallo e poi con lo scacco prende pure la donna. Ecco perché qui il bianco è costretto a prendere l'alfiere, donna per d4. A questo punto, comincio a perdere il conto del materiale, del bilancio materiale della partita con tutti questi sacrifici. Donna per d4 si prepara nuovamente ad una scoperta sul re bianco. E a questo punto la situazione è molto molto male per il bianco stesso perché eh, chiaramente non può spostare il re in nessuna parte utile, quello che può fare è cercare di attaccare la donna per bloccare la scoperta, e lo fa con donna di 5. Questa è una buona tattica per cercare di rimuovere le minacce di scoperta. Perché se ora il nero muove l'atore, semplicemente il bianco semplifica catturando la donna. Il problema però è che qui Tal ha una risorsa in più, non solo da scacco di scoperta, ma può dare scacco doppio di scoperta e gioca torre 2. Scacco. Ok, che fare? Perché se il re non prende va subito nei guai, tra l'altro dove si infila dovrà per forza andare ad esempio in G3 e sarà una spremuta di sangue d'altra parte uno scacchio doppio, quindi l'unica è muovere il re e al che deve catturare la torre. Però ora entrano in gioco gli ultimi avanzi delle risorse del nero. Alfiere per G4 scacco. Notate l'incrocio degli attacchi. Permette soltanto re1 e dopodiché anche la torre in 8 arriva una volta che si è liberata dell'alfiere ingombrante a dare questo scacco. Ancora il bianco sembra possa difendersi perché può frapporre l'alfiere difeso dal cavallo. Ma questa è una difesa, per così dire, di Pirro, perché il cavallo è sovraccarico sulla donna, qua Nero cattura di torre e non c'è niente da fare. Qui le opzioni sono o si sposta il re e si prende matto con donna F2, oppure si cattura la torre con il cavallo, ovviamente, però in questo caso il nero semplicemente prende la donna e poi vince la partita perché ha recuperato con tutti gli interessi il materiale ceduto. Ok, quindi abbiamo assistito ad un altro bombardamento di sacrifici su scacchisti inermi operato da Tal che, insomma, a cominciare da quella cavallo C6, eh, non si è praticamente più fermato fino a che il re avversario non ha alzato bandiera bianca. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao.